microfoni l'imprenditore bivonese Ignazio Cutrò, che ha detto no al racket mafioso, ha denunciato i suoi estortori e oggi vive scortato. Oggi Cutrò racconta la vita segregata alla quale è sottoposto. Troppe sere in casa, io e la mia famiglia da soli, non abbiamo più vita sociale, dice, ma se tornassi indietro tornerei a denunciare comunque. Sentiamo l'intervista. In questo momento lei lavora? In questo momento diciamo sto completando dei lavori che avevo già prima che succedessero i fatti. Dopo i fatti non ho avuto più commesse, quindi stiamo completando quei lavori che abbiamo con molti sforzi, perché anche abbiamo problemi grossi a trovare operai. Credo di essere una persona onesta, ma non sto riuscendo completamente a reinserirmi sul campo lavorativo, però so che ci sono tante e tante imprese che stanno lavorando, quindi dobbiamo vedere in realtà quello che succede attorno a noi. L'isolamento è una cosa che ti uccide senza che neanche te ne accorgi. L'isolamento è quello, io sono tante sere che passo da solo a casa, io e la mia famiglia, non abbiamo più persone con vita sociale, zero. Poi se si fanno aggiungere tutti i problemi che nascono, cioè noi non vogliamo essere delle vittime, non vogliamo che nessuno deve avere pietà, noi vogliamo soltanto quello che ci tocca, noi vogliamo nuovamente riprendere, nuovamente a lavorare. Ma è vero che lei è un po' stanco, forse se tornasse indietro ci ripenserebbe prima di denunciare? Di essere stanco sono stanco e forse si vede, sono molto abbattuto, quindi perché dopo tutti gli sforzi che stanno facendo le forze dell'ordine, come il capitano ha trovato, stanno cercando in tutti i modi di proteggerci, ma i problemi realmente ci sono. È da tanto tempo che non riesco più a farmi una bella dormita ed essere un po' tranquillo. Ritornare indietro dove passi, quello non succederà mai come persona onesta, come persona che vuole raggiungere degli obiettivi. Ogni tanto capita che sua moglie e i suoi figli le dicono, ma che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto? No, più che altro io ho tante magliette bagnate di lacrime. Io e la mia famiglia ci siamo barricati dentro una trincea, noi siamo in guerra e stiamo cercando veramente di combattere una battaglia che è molto dura, ma sicuramente grazie a voi, grazie spero alla prefettura, grazie alla forza dell'ordine, grazie a tanti ragazzi che l'altro giorno mi hanno manifestato tanta solidarietà con delle email, sicuramente è una guerra che riusciremo a vincere. Dice io ho denunciato, però ogni tanto sentiamo che lei ci rimane male, dice che le istituzioni l'hanno abbandonata, alla fine che è meglio non denunciare? Allora, dobbiamo stare attenti molto quando diciamo le istituzioni ci hanno abbandonato. Io dico soltanto una cosa, gli organi che sono stati vicini a Ignazio Cutrò in questa lotta sono state fortemente le forze dell'ordine e la prefettura, ma è una lotta che deve riguardare tutti. Io parlo anche, forse la mia voce è così piccola e sicuramente non arriverà a Roma, ma ci deve essere un eco e farla arrivare, perché io non dico che sono stato abbandonato io, siamo stati abbandonati diciamo la maggior parte che abbiamo denunciato. L'abbandono consiste più che altro con tutti i problemi che ogni giorno sorgono, i problemi delle banche, i problemi dei fidi, i problemi di società che dovevano garantire i nostri fidi che non garantiscono più. C'è sogno e allarme per i lavoratori socialmente utili e per gli articolisti già stabilizzati. L'assessore